Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori. Benvenuti, ribenvenuti qui sulla nostra web radio Essereilcambiamento.it Al microfono con voi, Claudia. Questa sera parliamo di un'altra azione del cambiamento, il digiuno lunare. È interessante osservare come questo appuntamento il martedì e il mercoledì, che ci sono le puntate sia la mattina che appunto la, la sera, sembra che fra un po', insomma. Ci mettiamo le pantofole, siamo tutto il giorno assieme, facciamo, facciamo prima. Di fatto abbiamo proprio due appuntamenti al giorno e questo è fantastico, così almeno eh, o facciamo lavoro interiore oppure parliamo di altri temi, quindi siamo sempre focalizzati lo stesso. Allora, dunque, eh, stavo postando un attimo il link della, della puntata. Potete alloggarvi al solito qui. Su Spreaker. Quindi praticamente se aprite qua c'è cioè la live chat, potete loggarvi qui eh, su Spreaker e accedere appunto alla chat per scrivere. Adesso volevo postarvi il, il, gruppo, di, il gruppo di giuno. E poi la pagina sul sito che è dedicata a questa azione. Così se volete potete iscrivervi al gruppo perché ogni volta in pratica condividiamo qui insomma tutte le varie testimonianze, esperienze. Quello che ci prepariamo per la preparazione al digiuno per esempio. E quindi adesso volevo postarvelo così potevate tranquillamente iscrivervi se volete quindi gruppo digiuno in ogni caso lo trovate anche sul sito oppure scrivate praticamente il nome del gruppo è digiuno lunare azioni del cambiamento eccolo qua quindi vi metto anche questo così insomma vedete un attimo come recuperare il link questo per quanto riguarda facebook quindi eh, questo è intanto il primo eh, primo step e poi adesso vi posto invece il link sul sito che potete leggere e consultare insomma le varie sezioni. Allora, link del sito, così avete tutto e vedete un attimo. Ok, adesso qua c'è tutto più o meno. E quindi adesso partiamo con questo fantastico eh, appuntamento che eh, ci, ci riguarda un po' tutti, tra l'altro è un'azione veramente semplice da fare perché mi segno sul calendario esattamente quando fare il digiuno, c'è la preparazione prima e poi la ripresa alimentare ed è tutto abbastanza semplice da seguire, quindi devo semplicemente eh, scrivermelo da qualche parte oppure di solito arrivano anche le notifiche anche sul gruppo. Posso anche stamparmi le date del, calen del calendario, anche avercelo a parte da, insomma, così come facciamo anche noi che abbiamo tutte le date scritte. Quindi le possibilità sono tante, miei cari, se volete provare. Per quello che vi posso dire, ho iniziato comunque a fare questa pratica un bel po' di anni fa, quindi stiamo parlando anche qua di una decina forse qualche cosa in più eh, di anni fa in cui ho iniziato a ritagliare dei momenti in cui c'era la purificazione quindi del corpo e questo porta anche dei benefici a livello comunque di chiarezza nel pensiero di leggerezza sia a livello del corpo fisico quindi dopo che c'è questa espulsione eh, delle varie tossine c'è anche un'espulsione a livello di pensiero a livello di emozioni quindi Volentieri ho continuato a fare questa pratica, che di fatto ci sono stati dei momenti, dei periodi in cui magari era più complessa da fare, per esempio, al rientro dalle vacanze che ne so, vacanze di Natale o vacanze estive, comunque quando pasticci un po' di più è chiaro che puoi avere un po' più di mal di testa, un po' più di sintomi. Però, appunto, non è che cioè, voglio dire. Che comunque facciamo anche le vacanze, non è detto che uno debba fare il digiuno sempre, lo fai quando puoi e poi riprendi. Quindi pazienza se magari hai qualche sintomo un po' più forte e poi piano piano insomma ti uh, riassessi. Quindi questo è un attimo quello che volevo dirvi in merito a questa pratica, che è una pratica comunque uh, fantastica. E eh, negli anni voglio raccontarvi ancora qualcosa perché avevo iniziato a fare questa pratica eh, in un altro gruppo precedente dove si faceva semplicemente il giorno prima, insomma la preparazione al digiuno e eh, va, va benissimo anche fare così, nel senso se uno è abituato. Soltanto che molte persone che magari non hanno un'alimentazione regolarissima e quindi si ritrovano poi a arrivare al giorno di digiuno eh, con delle difficoltà maggiori e quindi nel tempo ci siamo fatti delle domande ci siamo chiesti ma allora come possiamo fare in modo che questa preparazione possa essere qualcosa di facilmente fruibile anche da chi ha un'alimentazione magari onnivora chi mangia un po' di tutto e vuole però fare lo stesso il digiuno comunque eh, secondo il, cal il calendario lunare e allora Sperimentando, provando un po' qua e un po' là, abbiamo sviluppato appunto una preparazione che invece che essere due giorni, un giorno, scusate, è due giorni. Quindi, questa preparazione di fatto la possono fare tutti, eh, sia gli onnivori che i vegetariani che i vegani e tutti, tutti quanti, perché appunto prevede l'introduzione semplicemente di eh, fondamentalmente frutta e verdura. E poi il primo giorno c'è la possibilità di introdurre qualche cereale, legumi e anche il secondo, legumi sotto forma di purea. Poi questo lo vedremo per bene tra, tra un po'. E quindi piano piano anche eh, chi eh, comunque se segue un'alimentazione già un po' diversa è riuscito piano piano a inserirsi in questo, in questo nuovo ritmo. Quindi preparazione, due giorni, poi il giorno di digiuno. E sono 16, dalle 16 alle 24 ore. Diciamo che bisogna un po' capire se una persona, magari, ha degli impegni. Come ci si sente, eh, se ci sono varie altre cose, quindi sulla base di tutta una serie di considerazioni che posso fare, almeno cerco di fare 16 ore. Se poi arrivo a 24 ore, oppure tanto meglio, 36 ore, includendo anche cioè fino alla colazione, cioè partendo per esempio dal dopo cena. Tutto il giorno, quindi 24 ore sino alla colazione dell'indomani eh, dell ancora. Per cui, alla fine, avendo avuto un buon riscontro rispetto a una preparazione più lunga, e poi di fatto c'è la ripresa che segue a specchio la preparazione, allora abbiamo continuato a eh, praticare questo tipo di, eh, di preparazione, che adesso poi vedremo. Perché questo tipo di preparazione? Perché appunto aiuta a stabilizzare, per esempio, se mh, si mangiano molte farine, molti zuccheri, comunque molti carboidrati, ci sono come se ci fossero anche quasi degli, degli sbalzi, dei picchi, anche eh, di, una, con una presenza consistente, insomma, per esempio, di zucchero nel sangue, quindi c'è una, una sensazione di fame, per esempio, anche quando non è detto che ci sia la necessità. E quindi osservando questo, semplicemente sulla base della nostra esperienza, introducendo dei cibi un po' più neutri, tra virgolette più neutri, è possibile fare una pratica in modo tranquillo, in modo semplice. E nel corso del tempo abbiamo avuto anche tantissimi benefici da questa pratica. Ci sono persone che per esempio hanno smesso di fumare, persone che hanno smesso di mangiare la carne persone che hanno regolarizzato appunto la loro alimentazione in un modo un po' più eh, diciamo equilibrato quindi eh, tutto questo ha portato tantissimo beneficio perché dopo il digiuno è come se ci fosse un reset a livello del corpo fisico e quindi la scelta poi è più accurata successivamente dei cibi che vai poi a scegliere quindi ci sono state tantissime, tantissime cose positive ed inoltre comunque anche per chi ha un'alimentazione molto varia, avere questa giornata in cui comunque c'è la depurazione aiuta comunque lo stesso, a stare più centrati, a ripulire un po', a far riposare anche gli organi del nostro corpo. E quindi insomma questo è qualcosa che ci ha portato poi successivamente a continuare ad insistere su questo, continuare noi ad applicarlo, avere il gruppo e... Ovviamente c'è l'aggiornamento ogni anno del calendario, di tutte le varie informazioni, poi condividiamo lì e lì sopra. Certo anche condividere insomma, tutte le proprie esperienze a volte non è semplice, però comunque personalmente io lo faccio, lo faccio tranquillamente perché per me questa pratica non è soltanto una depurazione del corpo, come dicevo, ma un momento di raccoglimento ancora più, più denso. E spesso associo infatti a tale proposito se volete potete ascoltare anche un'altra puntata fatta di recente associo al digiuno anche l'ascolto non so se qualcuno magari aveva seguito evidentemente anche questo eh, quest'altra azione che anche questa è diventata un'azione prima era sabato ascoltiamoci e poi è diventato ascoltiamoci e basta e adesso magari vi recupero anche il link se qualcuno volesse ascoltare, perché è perfetto: cioè quando fai il, pratichi il digiuno e associ anche a una pratica di ascolto, cioè è la perfezione veramente di quello che si può ottenere. Tra l'altro può essere fatto anche come pratica di silenzio, nel senso che magari nel giorno di, di digiuno uno cerca di parlare il meno possibile. Quindi adesso vi metto il link ascolto anzi facciamo vi metto sia sì il link della puntata puntata ascolto interiore e poi vi metto anche il link del sito se volete leggere che quella pagina è completa anche quella piano piano stiamo sistemando tutto quindi eh, vi stavo dicendo ho associato spesso queste due pratiche dove puoi associare sia fare il digiuno semplice oppure associare anche a eh, qualcos'altro azione del cambiamento, adesso ve lo sto postando, e vedi dei benefici consistenti perché c'è una purificazione anche a livello di parole, parole che diciamo, pensieri, emozioni, quindi entri in uno stato di calma, di serenità interiore profonda, in ascolto, in percezione di tutto quello che comunque ti circonda, di quello che si muove anche dentro di te. Quindi è un momento unico che comunque ovviamente quando mangiamo supposto anche che non mangiamo cibi anche troppo pesanti, tutte queste capacità, queste facoltà, questa possibilità di connessione non è così nitida, così come quando magari il corpo è in depurazione, comunque c'è una depurazione in atto, quindi l'energia non va tutta lì a digerire, eh, assimilare, eccetera. Quindi, questo è un attimo eh, quello che può essere la mia esperienza. E qualcos'altro che volevo raccontarvi invece riguarda delle pratiche che ho iniziato a fare proprio nei giorni, anche nei giorni di digiuno. Quindi, la connessione al sole, per esempio d'estate, momenti fantastici. Vai in mezzo alla natura, cammini, eh, cerchi questo contatto. Quindi, senti questa energia che fluisce in te. Quindi, capisci che alla fine è vero che noi. Mangiamo anche perché questo è un nutrimento in senso più fisico, però è anche vero che c'è un nutrimento più sottile che è tutta l'energia che ti circonda, che è l'energia solare, questo scambio costante, diciamo, energia femminile e maschile, energia terrestre e solare, con, poi con, anche con tutto il resto. Quindi c'è una connessione potente al cosmo che inizi comunque a percepire e a sentire, qualcosa che va oltre un livello vibratorio, ovviamente più pesante. Quindi questo è quello che ho potuto osservare e che mi piace tantissimo, perché in quei momenti sento veramente il mio stesso spirituale emergere sempre di più rispetto, magari appunto a un altro tipo di, uh, di vita che puoi condurre, magari facendo varie cose, quindi comunque sei sempre sul piano terreno uh, comunque lo stesso. Però ovviamente. La, la potenza della connessione aumenta quando c'è una pulizia interna e anche esterna rispetto a mh, tutto quello che può essere anche uno svuotamento mh, che riguarda impegni, mh, situazioni varie, quindi cerco di ritagliarmi quel tempo proprio per stare nel silenzio, nell'ascolto. Eh, evidentemente lascio da parte per quello che riesco se non ho cose impellenti da completare. Anche il computer, eh, il cellulare, quindi stai praticamente in uno stato di ascolto e basta, senza tutto questo e quindi abbinando questa pratica. Questo per me è veramente tantissimo. È un qualcosa che poi mi motiva ogni due settimane veramente a fare questa pratica, perché comunque è come se tu donarsi del tempo, cioè ancora di, ancora di più, cioè già lo faccio normalmente, però un momento unico che ha una durata un po' più lunga, 16-24 ore, 36 ore, quello che è per stare più in profondo contatto con te stesso, con te stessa e lasciare da parte un attimo anche il discorso del cibo che comunque ci allaccia a questo piano terreno essendo una materia più densa quindi questo è quello che può essere un'esperienza di questo tipo e le connessioni che, che arrivano la capacità di sentire eh, va oltre quello che può essere un, um, un livello normale quello che ci può essere insomma un po' tutti i giorni chiaramente ci sono dei momenti potentissimi anche nella vita quotidiana però comunque diciamo che nel momento in cui c'è cioè questo tempo per se stessi, per purificarsi e per stare più in contatto con se stessi, si attivano delle connessioni ancora più potenti, ancora più, più stabili e quindi riesci a sentire delle cose, a percepire anche delle parti di te che prima eh, magari non percepivi con questa, con questa intensità. Quindi questo è quello che, dal mio punto di vista, soltanto per questi motivi che ovviamente... Essendo molto legato al discorso spirituale è chiaro che per me questo è molto importante, però penso che lo sia per ciascuno di noi, perché non siamo soltanto corpo fisico, mente, eh, emozioni, cioè non, non, siamo, non siamo questo di fatto, siamo qualcosa di più di quello che può essere la nostra ehm, declinazione, diciamo così, su questo piano di esistenza e quindi come porta di accesso a qualcos'altro. Però appunto adesso vorrei, eh, tanto, facciamo una piccola pausa, così eh, comunque consentiamo anche alle altre persone piano piano di entrare, anche di accedere alla diretta, mm, vorrei fare una piccola pausa appunto insieme a voi, e poi invece parliamo del digiuno, anche dal punto di vista di, del significato, perché si chiama Icadasi e così via, quindi... Eh, vi ho voluto intanto introdurre qualcosa in merito a quella che può essere la mia esperienza in merito e quindi perché io lo faccio fondamentalmente. Poi ciascuno, tutte le persone che fanno parte del gruppo e eh, comunque lo, lo fanno, lo fanno regolarmente, avranno dei motivi. Eh, se volete, magari potete anche chiederlo, fare una domanda: insomma, nel gruppo e scrivere: Per quale motivo pratichi o praticate il digiuno lunare, quali sono i benefici che vi, che vi porta? Che che cosa avete osservato. Quindi questo è quello che ho osservato io, adesso invece eh, vediamo insomma di che cosa si tratta in una trattazione un po' più generale. Quindi adesso facciamo una piccola pausa e poi torniamo qua. 3 minuti, siamo dunque pronti per partire. Tra 2 1 via. Qua bentornati, ben rientrati, ben arrivati anche a chi eh, si è connesso adesso. Stiamo parlando del digiuno lunare all'inizio ho iniziato un po' a condividere quella che può essere la mia esperienza in merito. E adesso invece continuiamo con una trattazione, diciamo, uh, un po' più generale. Per spiegare anche cosa significa, per esempio, il cadasi. E eh, perché è importante fare il digiuno secondo il calendario lunare. Quindi. Questo tipo di digiuno, è, ehm, appunto quel digiuno quindi il digiuno lunare, è quel digiuno che viene praticato secondo le fasi lunari. L'undicesimo giorno della luna calante è l'undicesimo di quella crescente. Sin dalla tradizione vedica, i giorni di Ekadasi, che si dice appunto Ekadasi, significa in sascrito undici. Sono riconosciuti essere quelli più adatti alla pratica del digiuno. Quindi per questo motivo si fa appunto esattamente in quel giorno. Il corpo è costituito per lo più di acqua, stiamo parlando di circa 75%, anche un po' di più, e risente dell'influenza gravitazionale fra la Terra e la Luna. Nell'undicesimo giorno la Luna esercita la massima attrazione gravitazionale sui liquidi della Terra. Nel calendario Vaisnava, un mese. Inizia il giorno dopo la luna piena e continua per tutta la luna piena successiva. Questo richiede circa 29,5 giorni. Ecco perché 11 giorni del calendario eh, lunare non corrispondono agli 11 giorni del calendario solare. Inoltre, vi sono dei calendari molto precisi che indicano alcuni giorni e cadasi non appropriati per il digiuno e lo fanno slittare al giorno successivo. Allora, a tale proposito a proposito di queste date che a volte tornano, a volte sono diverse, sulla base delle fonti a cui andiamo a leggerla, vi metto anche il link del calendario lunare di quest'anno, perché appunto dopo svariate ricerche, adesso ve lo metto qua così potete leggere, appunto, trovare le date, e dopo svariate ricerche, come vi stavo dicendo, abbiamo trovato la possibilità di, secondo il fuso orario, di calcolare esattamente attraverso un'applicazione, cioè questo sito si chiama skillcase.com, di trovare esattamente per la zona, quindi time zone Berlino, Roma, West Africa, vabbè, in questo caso diciamo prende esattamente tutta la linea, di trovare esattamente le date corrette con gli orari precisi. Quindi quando troviamo un po' in giro anche altri, altri riferimenti, se, appunto eh, perché comunque diciamo che se uno se lo calcola così 11 giorni prima, eh, capito, cioè calcolarlo così eh, facendo esattamente semplicemente una sottrazione non è esattamente corretto. Quindi, Cosa abbiamo fatto? Abbiamo recuperato questo, questa applicazione che consente invece di avere esattamente il giorno giusto con l'orario corretto, 11 giorni del calendario lunare, appunto, che non coincidono con quello solare. E adesso vi dico anche le prossime date quindi, a volte può capitare che una data sia a cavallo tra due giorni è per questo che abbiamo inserito anche gli orari, così uno nel caso è chiaro che su un sito quando tu vai su un sito ti dice allora o giorno 1 per esempio o giorno 2 cioè viene scelto uno dei due tanto alla fine insomma eh, certo mh, sarebbe mh, opportuno farlo anche esattamente in quel preciso momento però comunque alla fine il giorno prima o il giorno dopo cioè non è che ci sia proprio questa grandissima eh, grandissima differenza. La cosa importante è farlo in quel momento lì. Quindi, per esempio, adesso prendiamo questo mese. Adesso il prossimo digiuno sarà il 20 di ottobre. E questo significa che domani inizia la preparazione. Quindi, poi eh, metterò un post. Le prossime date per quest'anno, perché poi ogni anno lo aggiorniamo, sono. Quindi 20 ottobre, 3 e 18 novembre, 2 e 18 dicembre. Per fortuna quest'anno non cade il giorno di Natale, <ride> o comunque eh, nei giorni, diciamo, dove ci sono le feste, quindi è anche perfetto, quindi anche da questo punto di vista, la data perfetta. Adesso vediamo invece gli orari, prendiamo quella del 20 ottobre. Allora, 20 ottobre, che viene indicato così, in realtà eh, perché praticamente il 20 ottobre c'è il maggior numero di ore all'interno di questo giorno, in realtà il digiuno parte il 19 ottobre alle 13:27, quindi se dovessimo dire più o meno dopo pranzo. Quindi esattamente eh, dopo pranzo, 13:27 sino al 20 di ottobre alle 15:31. Questo è il tempo perfetto per fare il digiuno. Quindi evidentemente eh, dopo eh, la puntata <ride> metterò direttamente il post mh, in modo da invitare le persone comunque a iniziare il digiuno dopo il pranzo. Però se uno per esempio lo inizia anche dopo la cena, sempre il 19, cioè va bene lo stesso, capito? Quindi uno un attimo si organizza eh, di conseguenza anche perché comunque il 20 è sabato. Per cui penso che magari la maggior parte delle persone insomma siano un po' più libere di gestirsi anche questa giornata, se non è che uno lavora proprio di sabato, allora o lo sposta la domenica oppure fa un mezzo digiuno, quindi può fare per esempio 12 ore, quindi per esempio dal pranzo fino alla colazione potrebbe essere, oppure uno che fa parte quindi dalla. Se uno riesce può fare dal pranzo al pranzo, oppure quantomeno dal pranzo, per esempio come dicevo la colazione, quindi vi regolate sulla base insomma, dei vostri impegni. Alla fine questo è una, un appuntamento libero, però appunto importante perché ci dà la possibilità di depurare il corpo. Ok, quindi ci ho detto, vi ho messo anche il link, queste sono le prossime date, quindi eh, di fatto eh, la, la preparazione inizia quindi diciamo da domani all'ora di pranzo più o meno. Eh, quindi no, diciamo che da, già da stasera teoricamente, ma comunque stiamo a posto. Questa volta, <ride> ve lo dico già, non, non potrò eh, seguirlo perché sono fuori questo fine settimana, adesso per fare un esempio. E quindi mi riservo di farlo al mio rientro, però, sicuramente questi, questi due giorni in prima sarò sicuramente più leggera ovviamente bisogna sempre chiedersi: cioè, ho degli impegni delle, delle situazioni, e allora può essere che uno può anche rimandare, però, tutti gli altri, comunque li stavo sempre, li stavo sempre facendo. Diciamo, dal rientro dalle vacanze estiva, ho, ho fatto esattamente. Eh, tutti eh, o quasi tutti appunto gli appuntamenti li ho seguiti tutti quanti proprio perché è qualcosa che mi porta a un grandissimo beneficio e eh, una grandissima mh, possibilità di connessione eh, superiore rispetto magari ad altri giorni vediamo in breve un attimo quindi la preparazione in che cosa consiste vi stavo un attimo dicendo quindi per la preparazione scegliamo i frutti della terra di stagione visto che ieri abbiamo anche parlato del footprint quindi possibilmente locali o regionali in modo da ridurre l'impatto ambientale del trasporto su gomma aerei e altri mezzi e eh, il cibo che scegliamo ovviamente non dovrebbe essere trattato perché eh, se no è un controsenso che vado a fare la depurazione però intanto sto in, ingerendo comunque un, un cibo che ha subito invece dei trattamenti questa azione del cambiamento ci ha consentito di avere una maggiore consapevolezza del nostro corpo, assolutamente, e grazie alla preparazione al digiuno più ripresa di orientare le nostre scelte alimentari in modo più consapevole. Adesso per dirvene una, nel momento in cui abbiamo iniziato a sperimentare tutte le preparazioni che si potevano quindi mettere in campo, anche l'alimentazione la, che comunque avevo si è orientata perlomeno a... Quanto più possibile rispetto a queste giornate, ovviamente poi puoi aggiungere anche qualcos'altro, però intanto se comunque dai al corpo la possibilità di nutrirsi per la maggior parte di verdura, di frutta, comunque c'è un equilibrio anche in questo tipo di discorso di crudo e di cotto che poi andremo a vedere. Ovviamente anche in altri periodi puoi beneficiare di, questo, di questa sperimentazione che tu stesso fai eh, per Sviluppare anche un, uno stile di, di vita eh, che, è più, che è più semplice, più autentico e la cui alimentazione è anche eh, molto, molto semplice, molto naturale e molto anche eh, come dire molto meno impattante rispetto comunque ad altre scelte alimentari quindi c'è un discorso olistico un discorso complessivo dietro che Oltre al fatto di aiutarmi a depurare il corpo, può avere anche una funzione: cioè, piano piano ho riscoperto che eh, queste scelte anche alimentari poi potevano essere più, più semplici per me da seguire, anche più in sintonia con, eh, con ciò che sono di fatto. Quindi, questo è un attimo quello che, quello che può essere l'esperienza acquisita. Sono piccoli cambiamenti che poi hanno un'incidenza sostanziale nella nostra vita, anche nell'ambito della riduzione degli sprechi e della scelta dell'essenziale nel rispetto della madre terra e di tutti gli esseri viventi che insieme a noi condividono le risorse, quindi l'invito ovviamente è di unirsi all'onda del cambiamento. Cioè è un discorso integrato, quindi non è soltanto per dire il beneficio che uno ha nel momento in cui si depura e eh, si. Eh, disintossica per, per dire, ma è anche una, una consapevolezza diversa che, che è maturata interiormente che riguarda anche un rispetto e una considerazione eh, maggiore della vita in tutte le sue forme e anche di tutti gli altri esseri viventi, quindi della madre terra e quindi questo porta molto avanti anche nel percorso. Perché praticare il digiuno secondo il calendario lunare? Perché, come dicevo un po' dalla mia esperienza precedente nella prima parte, oltre al fatto che comunque eh, c'è un'espulsione delle tossine, quindi l'espulsione dell delle tossine dai tessuti, quindi un processo di disantisticazione e di rigenerazione del corpo nel complesso. Ci sono anche diversi studi su questo, avevamo anche postato diverse volte anche sul, sul gruppo del digiuno lunare, come è stato osservato che dopo 16 ore c'è una rigenerazione cellulare, perché il corpo entra in uno stato particolare e quindi inizia a rigenerarsi. Quindi anche soltanto per questo se uno è un po' scettico volesse approfondire comunque c'è tantissimo delle culture antiche perché è una pratica antichissima però oltre a questo se uno poi volesse anche confrontare rispetto agli studi scientifici ci sono tanti articoli che evidenziano come il corpo dopo 16 ore si rigenera inizia la rigenerazione quindi ogni due settimane è un tempo anche Abbastanza, abbastanza buono, per dire, vabbè, faccio comunque questo digiuno una volta ogni due settimane. Quindi anziché fare, per esempio, ci sono persone che fanno, eh, c'era una dieta che stava girando, eh, dieta mima, mima digiuno dove per 3-4 giorni in pratica dovevi assumere pochissimo, e praticamente questo ti aiutava poi a, a rigenerarti. Chiaramente è una proposta da fare ogni tot mesi, però anziché appunto fare queste tip queste pratiche che mh, comunque vanno, vanno anche bene, cioè non è che eh, sto dicendo se uno si trova bene può anche continuare, però appunto anziché mettere tutto il focus, tutta l'attenzione in quei 3-4 giorni in cui si, si devono mangiare soltanto liver, cracker e qualcos'altro... Tanto vale fare ogni due settimane una pratica più costante, così questo mi consente in, in un anno, se faccio tutte le volte, di avere 24 giorni comunque di depurazione. E questo non è poco, anche se ne faccio un po' meno, una ventina, comunque è quasi, cioè più di comunque... non è un mese completo, però è già un bel po' di tempo. Quindi, una moderazione anche qui, nel senso fare qualcosa di più costante. Eventualmente, associare a questo, se uno proprio vuole, e magari parleremo quando parleremo un po' più di alimentazione. Mh, può essere che svilupperemo anche qualcosina in merito. Come si diceva ieri, anche nella puntata del, del footprint. Oltre a fare questo, potrei associare anche un giorno alla settimana in cui sto più leggero, sto più leggera introducendo semplicemente un cibo che ha una, un alto contenuto, quindi un alto contenuto comunque di eh, vitamine, sali minerali comunque molto. Con una grande quantità di, di acqua, quindi un po' più liquido, semiliquido, con dei passati di verdure, dei frullati, eccetera, che comunque non è proprio come un digiuno integrale, però intanto aiuta lo stesso nella purificazione. Quindi una volta che definisco questo, cioè che ogni due settimane faccio, per esempio, il digiuno lunare, durante la settimana posso comunque scegliere ancora un'altra giornata per avere un'alimentazione uh, un, un po' più leggera che comunque ci sta e questo mi aiuta tra parentesi a non solo a ridurre il mio footprint scegliendo ovviamente prodotti locali cibo locale chilometro zero naturale quello che dicevamo oltre a questo mi aiuta anche a depurare anche questo il corpo perché per fare il digiuno bisogna entrare anche nello stato nel giusto stato mentale quindi in un certo senso ti prepari anche psicologicamente prima eh, di, di farlo invece se magari uno vabbè chiaro ti prepari lo stesso anche un po psicologicamente quando fai magari delle giornate in cui mh, assumi più un cibo un po più liquido oppure comunque verdura al vapore insalata eh, qualcosa i frutti della terra, come dicevamo all'inizio. Si possono fare tante, tante cose, basta che uno diciamo, parte da qualche parte un po' di ordine, e poi successivamente uno si può assestare e valutare non sulla base di quello che viene detto, eh, diffuso eccetera, ma sulla base di quello che il corpo. Il nostro corpo effettivamente necessita e come ci sentiamo meglio, possiamo seguire esattamente la nostra alimentazione e anche associare delle pratiche di questo tipo come dire di digiuno per pulire il, il corpo i benefici adesso andiamo ai benefici e poi insomma facciamo anche un'altra piccola pausetta e poi vediamo la preparazione dopo quindi i benefici di una pratica costante di digiuno sono questi quelli un po' più generali il riposo degli organi dell'apparato digerente con conseguente aumento dell'energia perché ovviamente Gran parte della nostra energia, diciamo un buon quantitativo viene utilizzata per appunto, come si diceva, la digestione, anche eh, il fatto di poi successivamente elaborare tutto questo cibo, espulsione delle tossine accumulate nel sangue, nelle cellule, nel sistema nervoso, purificazione della mente e svuotamento dei pensieri, aumento della lucidità mentale, vitalità e della centratura, quindi porta tantissimi. Benefici. adesso facciamo un'altra piccola pausa eh, volevo appunto anche mettervi una musica diversa stasera quindi stasera ci divertiamo a ascoltare tante tante nuove musiche che abbiamo, che abbiamo recuperato vediamo un po' vediamo siamo pronti per partire tra 2, 1, via! Eccoci qui, bentornati, ben rientrati, benvenuti in questa puntata che per chi si è connesso soltanto adesso. Stiamo parlando del digiuno lunare. Quindi abbiamo fatto una piccola introduzione spiegando un attimo perché si chiama cadasi, perché 11 giorni, eccetera. E adesso invece continuiamo con la preparazione quindi al digiuno. Abbiamo detto che eh, dopo varie esperienze abbiamo introdotto quindi due giorni anziché un solo giorno di preparazione come prima era in passato. Il primo giorno di preparazione, quindi in questo caso essendo appunto cioè il digiuno, inizierebbe quindi il 19 dopo pranzo e quindi già da, eh, già da stasera, già da domattina dovremmo iniziare quindi a eliminare tutti i cibi che intanto creano dipendenza e sono eccitanti come eh, caffette, eh, poi ovviamente gli zuccheri, l'alcol e le proteine animali inclusi i latticini quindi tutto quello, ovviamente anche la carne, eh, il pesce, eh, quindi c'è un alleggerimento rispetto a tutti questi cibi e ovviamente, qualsiasi cibo industriale, comunque il pane, i vari carboidrati, anche questi comunque li, li leviamo e lasciamo soltanto frutta, cereali, legumi e insalata, cioè eh, comunque verdure. Questo è quello che fondamentalmente eh, teniamo. Ci sono tantissime verdure, ovviamente di stagione, bisogna cercarle. Possiamo fare un'insalata, eh, condirla con un po' di limone, eventualmente un goccettino di olio, ma proprio eh, poco, e poco a poco di sale, se siete abituati a mettere il sale. Come cereali, cereali quindi integrali, potete scegliere, a volte, cioè questo è quello che può, posso condividere io nella mia esperienza, per esempio a me piace tanto il farro e quindi quando posso lo lo inserisco volentieri anche nella preparazione, perché comunque è un cibo che sento molto nutriente, però mi lascia abbastanza leggera, quindi posso inserire questo, e quindi questo assolutamente va, va benissimo anche come sostituto di, di altro. Poi la frutta, eh, ci possono essere anche degli spuntini a base di frutta o dei frullati, anche questo frutta di stagione, frutta locale, e poi per i legumi vedo di volta in volta, a volte facciamo le lenticchie, a volte facciamo i ceci, insomma dipende, oppure per esempio i fagiolini, dipende anche da quello che abbiamo acquistato, per esempio che abbiamo trovato al mercato, dalla nostra spesa, quindi bisogna un attimo capire che cosa, che cosa abbiamo. Comunque l'insalata c'è sempre di fatto e poi delle verdure cotte al vapore, possono essere delle zucchine, dei broccoli, insomma... Ehm, più o meno queste sono quelle, che più, quelle un po' più gettonate, però anche dal cavolo se vi, se vi piace oppure eh, qualcos'altro eh, che, che si può integrare. Adesso in questo periodo, eh, cioè per esempio, stavamo mangiando tantissimo, cioè tantissimo, non tantissimo, però abbastanza radicchio perché l'abbiamo trovato spesso al mercato e poi bisogna di volta in volta a seconda del periodo del momento dell'anno fare delle scelte opportune e questo è tutto al naturale mandorle nocciole ovviamente anche queste va bene eh, se, per esempio per fare uno spuntino o del musli che però vi preparate voi cioè nel senso che ci si può preparare un musli da sé e, eh, e prendere questo Eventualmente si può anche diciamo, fare un frullato oppure del, delle centrifughe. Nell'ultimo periodo sinceramente non, non ne sto facendo tante. Eh, a, a, a volte faccio il frullato quando acquistiamo, per esempio, eh, le banane. Come dicevo ieri, lo acquisti una volta e poi per 8 settimane magari non ne acquisti più e poi magari dopo un po' le riprendi. Quindi, quando acquistiamo le banane, per esempio, faccio il frullato di banana eh, con un po' di acqua calda, con dei fechi secchi, quindi comunque i fechi secchi si conservano sempre. Poi abbiamo anche altra frutta secca, eh, comunque eh, di solito abbiamo sempre un po' di riserva di, di tutto questo. E poi con i semi di lino e. Eh, si chiamano, adesso vi do esattamente perché l'ho acquistato, diciamo da poco, e ogni tanto ne prendo. Si chiama psilio. psilio, semi di Psilio. Qua dice: in pratica questo ne metti tipo un cucchiaino sempre nel, nel frullato. E per quello che ho potuto osservare, aiuta tantissimo il transito um, intestinale, per dire quindi, insomma, alla fine. Uno si, si organizza come, come meglio ritiene, poi di solito aggiungo anche un po' di cannella e poco a poco di vaniglia per dare ancora più un buon sapore, come se fosse una sorta di, di latte vegetale. Questo è quello che può essere una, una preparazione di, di questo tipo qua, che comunque di fatto lo, cioè lo, lo posso seguire anche durante la settimana normalmente ovviamente integrando poi anche altri alimenti che qui adesso in questo elenco eh, non ci sono quindi questo è il primo giorno, un giorno una giornata abbastanza leggera non ci sono dosi né niente quindi ciascuno si regola sulla base di quello che può essere appunto il suo, la sua necessità ovviamente verdure se ne possono mangiare anche un pochettino di più quindi in ogni caso vedete un po' voi sulla base di, di come vi sentite poi andiamo al secondo giorno che è quindi la preparazione in questo caso sono solo frutta e verdura e abbiamo lasciato i legumi preparati sotto forma di creme o di purea e poi le lenticchie, per esempio, possono essere anche mangiate, cioè la minestra di lenticchie, soprattutto se c'è molta acqua, possono essere anche mangiate così, quindi senza fare la purea. In ogni caso il pasto prima del digiuno presumibilmente cercare di assumere soltanto frutta e verdura, ma comunque anche se dovesse esserci un po' di minestra così, di lenticchie come la facciamo noi, che magari rimane un po' più liquida, cioè va bene lo stesso, quindi bisogna anche essere un pochettino elastici. E eh, la porzione da assumere, cioè le, le proporzioni sono... Equilibrate, cioè il 50% di cibo crudo e il restante di cibo cotto, quindi almeno un 50% di cibo crudo perché questo aiuta la depurazione. Per idratare, assumere solo acqua oppure acqua e limone o acqua e zanzero oppure acqua e limone e zanzero e si può fare anche il decotto di zanzero che si fa molto facilmente. Eh, tagliando pezzettini eh, lo zanzaro e mettendolo a bollire in acqua per circa 20 minuti, poi vado a scolare tutto e poi questo è il decotto: quindi molto semplice da preparare. Anche il limone può essere aggiunto, ci sono alcune persone che, a cui dà fastidio il limone, e quindi è anche per questo che avevamo introdotto lo zanzaro. Altrimenti si può prendere anche soltanto acqua. Quindi comunque dovete un attimo vedere, eh, diciamo, come procedere in ogni caso. Eh, vi dico qui che per esempio assumere il limone tutti i giorni, così come spesso si dice che acqua il limone, insomma, tutti i giorni eh, su questo, eh, non sarei proprio troppo orientata rispetto a una scelta di questo tipo qui. Cioè, nel senso, se uno lo fa per depurarsi, e quindi magari oppure d'estate ti bevi un po' la limonata che magari ti prepari perché c'è tanto caldo e quindi in alcuni giorni te la puoi fare, ma appunto assumere tutti i giorni lo stesso cibo per i motivi detti anche ieri non, non è qualcosa che, che condivido, anche perché comunque il limone ha un effetto anche eh, importante eh, come a livello di depurazione, quindi meglio assumerlo quando serve ok, ci ho detto, andiamo avanti Cibi semiliquidi, eh, quindi questo sarebbe importante perché, come si diceva, comunque bisogna favorire questa deburazione. E poi il cibo più è liquido e più è facilmente digeribile. Quindi, per questo, bisogna tendere piano piano verso questa, una sorta di alimentazione semiliquida l'ultimo giorno, cioè il giorno prima del digiuno. E poi si entra tranquillamente appunto nella fase eh, di digiuno e il terzo giorno, che sarebbe quello di digiuno vero e proprio, è consigliabile assumere solo acqua a temperatura ambiente. Alcuni associano anche acqua e limone. Adesso eh, qui vi dico che acqua assunta da sola, il corpo la recepisce in un modo, acqua con qualcos'altro, anche se per esempio può essere limone. Il corpo lo recepisce in un'altra maniera ancora e quindi se è possibile meglio assumere soltanto acqua. Questo è il suggerimento, però comunque anche se fate una giornata soltanto acqua e limone, cioè va bene lo stesso. Diciamo che questa è una precisazione che voglio fare perché il digiuno puro, quello classico, è proprio soltanto acqua. Ho sentito parlare, ho anche visto, ho anche fatto qualche cosettina anche io, non totalmente integrale, anche il digiuno a secco. Diciamo che questo tipo di digiuno è un po' più impegnativo, perché comunque l'acqua aiuta a veicolare anche eh, le tossine, quindi l'espulsione. Però ci sono varie, come dire, varie posizioni rispetto a questo, perché c'è chi sostiene che appunto il digiuno a secco possa... Ancora maggiormente agire a livello ancora più profondo, perché comunque l'acqua porta anche altro quindi eh, è piuttosto, cioè farlo comunque senza, senza bere niente. Però, se una volta volete provare e vedete come vi sentite, poi potete eventualmente anche condividere eh, l'esperienza. Io avevo provato a fare qualcosa perché magari in quel momento non sentivo neanche l'esigenza di bere. È un'esperienza che tutto sommato cioè, merita, però appunto ti devi sentire in quel momento che, cioè, che vuoi fare così, altrimenti sicuramente bere l'acqua durante il giorno di digiuno è sicuramente meglio. Quindi se, ascoltatevi, se sentite che potete stare anche senza bere, perché a volte cioè, senti anche la necessità di comunque di non assumere niente, neanche cibo liquido, allora fatelo, altrimenti comunque fate la procedura classica. Tra parentesi, qua lo, come dire, lo dichiaro, eh, chiaramente questa è una pratica che noi seguiamo, diciamo che si fonda sulla nostra esperienza e che comunque ormai largamente è largamente riconosciuto che un digiuno entro le 24 ore comunque mh, va, va bene, lo possono fare tutti o quasi tutti. Non lo possono fare magari le persone che sono in sottopeso, che hanno determinati problemi eh, più specifici, che richiederebbero quindi un consulto medico. Eventualmente, se avete di questi problemi, potete chiedere anche al vostro medico se potete farlo per, o per 12 ore o per 24 ore. Quindi stiamo parlando di persone comunque sane che ehm, sono anche, diciamo, hanno un peso normale quindi non, non sottopeso però vedete un attimo appunto questo eventualmente potete farvi seguire anche da un medico e in particolare per digiuni più lunghi di 24 ore cosa che non è qui il caso ma questo in generale fatevi seguire comunque da qualcuno e vedete un attimo eh, come, come vi sentite ok miei cari fate questa premessa Abbiamo il quarto giorno che è la ripresa che sarebbe come il secondo giorno, quindi piano piano si riprende reinserendo, quindi piano piano per esempio già reinserendo con delle verdure, poi della frutta di nuovo e piano piano il quinto giorno torna come era al primo. Questo è quello completo. A volte non riusciamo a fare il, la ripresa in modo completo e magari facciamo una ripresa soltanto di... Di una giornata oppure almeno di comunque di un passo, quindi riprendere piano piano e poi, se uno che so per farvi un esempio ha una cena fuori piuttosto che qualsiasi altra cosa, allora vabbè, eh, farà la, la cena dove o quello, o andrà l'impegno che ha, questo giusto così per, per dire, però, sicuramente la ripresa, quantomeno dovrebbe essere un po' più graduale, quindi. Cercare di riprendere gradualmente, quindi se so che magari ho la cena esattamente il giorno di ripresa, o inizio poco poco prima con la preparazione, quindi faccio il digiuno, anticipando un attimo, in modo da avere magari, per esempio, se faccio il digiuno la domenica e poi interrompo che ne so, la mattina del lunedì, avrò comunque tutto il giorno per fare una ripresa alimentare gradua ehm, graduale. Alimentare, non so se ho detto giusto. E poi la cena la farò appunto normalmente cercando magari di non esagerare, eh, con, con le pietanze se è il giorno di ripresa. Quindi, questo è quello che eh, posso consigliarvi: se magari avete anche degli impegni in quei giorni. Se la cena supponiamo fosse il martedì è ancora più semplice perché allora continuo a fare comunque una ripresa molto più tranquilla il lunedì per tutto il lunedì, e poi il martedì. Che sia a pranzo oppure che sia a cena all'incontro posso tranquillamente poi farlo con, con tranquillità. Quindi questo è un attimo eh, per suggerire un secondo come fare in questi casi. Ovviamente, se avete il, la cena il giorno del digiuno, come dicevo, o lo anticipate oppure cioè non è che uno fa il digiuno e poi si mette a mangiare <ride> di tutto perché se no uno un po' vanifica anche gli effetti della, della pratica. quindi... Bisogna un attimo capire, altrimenti tanto vale che non lo fai o fai solo 12 ore, quindi soltanto magari salti la colazione poi arrivi al pranzo e poi vai avanti normalmente, però se uno fa 16-24 ore e poi riprende a mangiare, diciamo, con piatti che sono un po' più pesanti, è chiaro che c'è uno sbalzo, c'è cioè anche a livello del corpo, eh, questo comunque non, non è un volersi bene, quindi arrivarci gradualmente, capito cosa intendo, quindi... Bisogna valutare di volta in volta se è il caso di farlo, oppure se sono in una situazione molto stressante, se riesco a stare nel silenzio e risolvere, quindi a stare più in tranquillità, a trovare anche la calma interiore, posso sicuramente affiancare il digiuno. Però se invece sono costretta in quel momento a stare in una certa situazione e ho tanti impegni, tanti, tante cose, anche in questo caso, magari è meglio rimandare alla prossima volta. Quindi dovrò valutare di volta in volta eh, il tutto. Perché, comunque, c'è bisogno che questa energia rimanga dentro per fare il digiuno mh, in modo ottimale. Perché se la mia energia va a disperdersi nelle, nei pensieri, nelle vicende, in tutto quello che mi sta succedendo, è chiaro che questo non, non può avvenire. In modo tranquillo cioè questa energia deve rimanere all'interno così riesco a fare il digiuno tranquillamente per 24 ore 16 ore quello che riesco e posso stare centrata posso stare quindi in equilibrio e nel frattempo c'è la purificazione però se ci sono delle pressioni meglio rimandare meglio spostare a un periodo più tranquillo oppure cercare di risolvere le pressioni che si hanno eh, liberandosi dai carichi dal, dalle vecchie frange, dai vecchi eh, tronchi e rami secchi eh, che ci sono nella nostra vita, così alleggerendoci, poi possiamo anche continuare a fare il digiuno. Quindi, questo lo vedete voi, insomma, sulla base eh, di come vi sentite. Allora, facciamo un'altra piccola pausa e poi eh, vediamo appunto qualcosa in merito al. Um, ha dei consigli sul digiuno, però magari vediamo anche un po' più approfonditamente qualcosa ancora sulla eh, preparazione. Siamo dunque pronti? 3, 2, 1, via! Che meraviglia questo, questo flauto, un incanto, proprio sono rimasta totalmente in ascolto di questo piccolo, <ride> piccolo pezzetto appunto di questa composizione che abbiamo ascoltato a proposito di Michael eh, hope non so come, come si possa poi leggere ma comunque lo riproporremo sicuramente anche in qualche altra puntata. Adesso continuiamo appunto con uh, il, uh, il digiuno, quindi benvenuti anche a coloro che si sono uh, connessi insomma, uh, successivamente all'inizio della puntata. Stavamo parlando della preparazione, quindi abbiamo detto comunque il primo giorno lasciamo cereali, legumi, frutta e verdura nella quantità desiderata. Evitiamo sostanze eccitanti come tè, caffè e cioccolata. Al massimo le tisane, quelle che però non hanno la componente, diciamo del tè. Quindi potete magari verificare un attimo questo prima. Poi il secondo giorno, invece, abbiamo detto comunque dieta depurativa e semiliquida: quindi 50% di cibo crudo, almeno e 50% di cibo cotto. Quindi, per vederlo sul piatto basta che vada a mettere per dire l'insalata da una parte e poi delle verdure cotte al vapore per esempio e, e se eh, mangio anche eh, della purea di lenticchie piuttosto che qualcos'altro comunque a base di legumi se prima ho mangiato della frutta comunque sono ancora in questo bilancio 50-50 più o meno se è un po' di più il, il cibo crudo, tanto meglio perché ha una funzione, appunto, eh, purificante. Quindi evitiamo, comunque, qualsiasi derivato animale e anche derivati dalla soia, quindi farine, pane, pasta. Quindi c'è una depurazione completa. Perché questo è tutto, tra l'altro, anche cibo solido che quindi ha necessità di più tempo per essere facilmente eh, assimilato. La preparazione inizia quindi la mattina appena svegli con una bevanda a temperatura ambiente o leggermente tiepida, quindi non bollente, leggermente tiepida. Questo perché? Perché ovviamente così il corpo non riceve appunto anche questo, eh, questo, questo stress, diciamo così, la temperatura perfetta è sempre con l'ambiente, poi se lo riscaldiamo un pochettino allora va, anche, beh, va ancora bene soprattutto d'inverno quando c'è un po' più freddo e quindi un pochettino più tiepido sicuramente aiuta gli spuntini sono opzionali però se volete si può fare uno spuntino eh, a base di frutta almeno mezz'ora prima del, del pranzo oppure a metà mattina e eh, il pranzo ha inizio con un cibo crudo quindi, può essere appunto l'insalata che dicevamo a cui eventualmente abbinare delle verdure cotte al vapore, come vi ho detto prima: broccoli, zucchine. Comunque, quello che, quello che volete, scegliete tranquillamente, ci cioè sono tante possibilità. Nel pomeriggio, possiamo concederci un altro piccolo uh, spuntino: ad esempio, un frullato di frutta, oppure della frutta o della verdura, oppure anche qualche, qualche noce, eh, qualche nocciola che mandorla però una quantità comunque limitata a cena eventualmente ancora eh, l'insalata perlomeno io la, la mangio quasi sempre sia, sia a pranzo che a cena però appunto vedete cosa, cosa preferite può essere anche che facciate anche una scelta un po' diversa però appunto questo è quello che mh, bene o male seguiamo e un passato di verdure oppure minestrone cucinato a bassa temperatura? Perché se lo fai bollire troppo poi eh, si inacidisce. Quindi basta semplicemente mettere una temperatura che sia comunque moderata. Così le verdure possono cuocere tranquillamente. Inserire magari prima se ci sono dei legumi, quindi vanno inseriti un po' prima. E poi piano piano aggiungo gradualmente le verdure. Gli spuntini sono opzionali, come ho ricordato poco fa, e la frutta è importante consumarla prima dei pasti. Oppure si può anche scegliere questo, soprattutto il secondo giorno, quindi un po' prima, si può anche scegliere di fare un pasto solo a base di frutta. Per esempio d'estate, questo è il caso perfetto. Ovviamente possiamo anche scegliere di consumare solo frutta, però Bisogna anche ascoltarsi e capire se si vuole appunto fare così. Allora, un menu di preparazione consigliato. Vediamo adesso un esempio. Un esempio adesso ve lo posso anche copiare e incollare. Ovviamente. Questo bisogna adattarlo alle stagioni e comunque anche a quello che abbiamo in casa. Però giusto per capirci un secondo come potrebbe essere strutturato un menù di preparazione di questo tipo. Quindi dalle 7 alle 8 all'incirca se uno si alza prima anche prima, come diciamo, acqua tiepida e limone o decotto di zenzero da bere fino allo spuntino. Il dosaggio è ogni litro di acqua un limone spremuto, questa è più o meno la proporzione che usiamo. Verso le 10 a 30, 11, uno spuntino può essere un centrifugato, frullato, per esempio eh, mele, oppure anche mangiato così. Frutta di stagione, frutta dolce di stagione, può essere cacchi, uva o pesche, bisogna capire appunto in che stagione ci troviamo. Se si sceglie una frutta acida, come possono essere gli agrumi, allora combinare soltanto con la frutta acida o semiacida. E massimo tre combinazioni per volta, ancora meglio se soltanto monofrutto. Quindi posso mangiare, che ne so, una mela e un po' di uva, per esempio. Questo va, be va benissimo, eh, però appunto non mangiare, per esempio, un arancio con il kaki, per dire, o dell'uva, perché è una frutta acida con una frutta dolce, quindi questa combinazione non va tanto bene. Se mangio le arance, magari mangio solo quello quella mattina o mandarini, insomma, quello che vado a scegliere. Soprattutto perché adesso, tra l'altro, sta iniziando anche il periodo. Poi abbiamo verso le 12.30, eh, le 13.00 il pranzo. Possiamo mangiare della frutta a scelta prima. Prima del pranzo quindi eventualmente lo spuntino, prima oppure anche evitare questo, questo passaggio insomma al pranzo se vogliamo toglierlo. Però, se vogliamo possiamo 15 minuti prima magari mangiare un frutto, l'insalata scelta massimo tre combinazioni. Qua non combiniamo troppo perché, appunto, essendo anche una depurazione, comunque troppe combinazioni, poi cioè il corpo comunque mh, ha bisogno di un cibo anche più semplice e quindi troppe combinazioni non vanno neanche tanto bene e poi posso scegliere per esempio di prepararmi una zuppa di, con i cereali e verdure oppure di legumi e verdure ci sono alcuni che mangiano insieme cereali e legumi in realtà o l'uno o l'altro perlomeno provate nella mia esperienza è meglio diciamo eh... Una composizione un po' più semplice, però sperimentate così, magari mi fate anche sapere come come per voi. Quindi, se preparo i cereali, per esempio, non vado a preparare i legumi e viceversa. Quindi, scelgo o l'uno o l'altro, se faccio il farro, per dire mangio farro e verdura, verdure crude e cotte. Eh, comunque, ti sazia e ti riempie tantissimo. E poi ancora. Avevamo le verdure cotte al vapore massimo eh, tre combinazioni. Anche qui. Quindi, anche in questo caso, magari scelgo che ne so, dei finocchi con eh, delle zucchine e mh, dei broccoli, però posso anche scegliere soltanto un tipo, ovviamente. Quindi, questo è proprio il massimo, massimo tre, però posso scegliere anche uno. Quindi magari soltanto finocchi che aiutano anche tanto, anche questa è un'ottima opzione. Verso le 15.30-16 abbiamo lo spuntino, con sempre, posso fare sempre il centrifugato, frullato oppure mangiare direttamente la frutta fresca oppure posso anche optare per la frutta secca, per esempio 2-3 mandorle oppure 2-3 noci, anche 5, cioè volendo poi comunque basta non esagerare, però una manciatina giusto come se fosse una sorta di merenda. La frutta secca può essere anche aggiunta al frullato ed è opzionale, quindi potete vedere se volete magari farlo uh, direttamente, cioè unire direttamente il consumo di frutta secca al centrifugato al frullato. Cena 18.30-19. La cena dovrebbe essere completata entro le ore 20. Poi vediamo un attimo perché. Frutta a scelta di stagione, quindi opzionale. Se si vuole, da assumere sempre 15 minuti prima, insalata salata scelta, massimo tre combinazioni, una vellutata di verdure o di legumi e verdure, per esempio, sempre tiepida, un esempio a caso: zucchine, carote, bietole o lenticchie carote, per fare un esempio, e ovviamente completare entro le ore 20. Perché questo? Intanto, perché comunque così vado a dormire con uno stomaco comunque non troppo pieno di cibo, abbastanza leggero. E poi se inizio a fare il digiuno dopo, cioè dalle ore 20 in poi, oltre a riposare meglio durante la, no la notte, questo significa che le 24 ore vanno a completarsi entro le ore 20 esattamente del giorno successivo. Quindi posso fare la cena tranquillissimamente esattamente intorno a quell'orario. E poi vi dirò ancora qualcos'altro, che eh, da quando comunque ho iniziato a vivere all'estero ho iniziato a fare la cena un po' prima rispetto a quando stavo in Italia, perché in Italia si tende a mangiare sempre verso le otto e mezza, alle nove, nove e mezzo, e invece all'estero, sempre verso le 18 e 30, cioè già dalle 18, veramente eh, 18, 18 e 30, 19. Quindi questo è un po' l'orario in cui anche noi eh, ceniamo di fatto mh, diciamo 18.30 magari inizi a preparare verso le 19 19.15 mangi ci sono anche dei giorni in cui mangiamo verso le 8 però comunque verso le 8.30 verso le ore 21 al massimo abbiamo sempre finito questa è una buona abitudine se volete provare magari molti lo seguono seguono già questo tipo di di orario, diciamo che nei paesi nordici comunque questo è abbastanza normale, siamo noi italiani che abbiamo la tendenza a dilattare, poi chiaramente d'estate quando scendiamo per esempio in Sardegna è chiaro che dilattiamo tutto di nuovo tutti i tempi anche noi, quindi la cena lislitta slitta sempre alle 9, massimo puoi trovare verso le 8-8.30 qualcosina, qualche possibilità, però di fatto questo è un attimo l'impostazione. Allora, perfetto. Allora, siamo quasi uh, all'ultimo punto. Adesso prima di parlare dei consigli durante il giorno di digiuno, facciamo un'altra piccola pausa e poi torniamo qui. Adesso invece ci ascoltiamo ancora qualcos'altro. Siamo pronti per partire. 3 2 1 via. Splendido, splendido brano, veramente emozionante, pieno di, pieno di emozioni questo, questo pezzo eh, che è stato realizzato. Eh, poi adoro anche il pianoforte, quindi <ride> comunque mi è piaciuto tantissimo ascoltarlo insieme a voi. Allora, adesso continuiamo con la trattazione eh, sul digiuno e eh, in questa parte vorrei parlare con voi di alcuni suggerimenti. Alcuni tips, diciamo, che possono essere applicati durante il giorno di digiuno. Come ho detto prima, il giorno di digiuno può diventare un momento di profonda cura di noi stessi, oltre che di crescita interiore, ed è anche in questo senso che personalmente lo intendo. E il silenzio è uno dei requisiti essenziali per una depurazione profonda, che coinvolge non soltanto il corpo. Ma anche la nostra mente e lo spirito. Il distacco dal cibo favorisce la connessione ai livelli più sottili e la percezione energetica. Questa consapevolezza tra le varie eh, cose ci guida verso la scelta di un cibo più sano e genuino, coltivato naturalmente più solare, verso i frutti della terra che assorbono più energia solare. Cioè quando noi prendiamo un frutto dall'albero, in quel momento questo frutto ha tantissima energia solare è questo quello che è eh, la vibrazione che poi andiamo a incamerare quando lo assumiamo ovviamente anche i frutti della, della terra quindi anche un cibo più terrestre come possono essere per esempio delle carote che stanno sotto la terra oppure anche l'insalata comunque è un cibo un po più terrestre cioè c'è una eh, come dire declinazione sulla base anche della posizione in cui si trova il cibo sul pianeta quindi c'è questo Crescita verso l'alto fino poi ai frutti che stanno ovviamente molto più in alto, eh, stanno sugli alberi. E, e mi sposto piano piano da un cibo più terrestre a un cibo più solare. E l'equilibrio tra queste due, eh, tra queste due essenze, se così le possiamo chiamare, può essere anche un'alimentazione corretta da seguire. Per lo questo è quello che è un po'. Ehm, Cerco di seguire anche io, ma alla fine mi accorgo che naturalmente questo è, che, questo è quello che avviene. Cioè nei momenti per esempio in cui... Per esempio adesso magari sì, ci sono anche delle giornate ancora di sole, però magari c'è un pochettino più freddo e quindi tendenzialmente anche d'inverno si tende per esempio di più a mangiare per esempio le patate, che sono un cibo molto terrestre, ma perché appunto... Ci, ci aiuta a stare appunto su questo, su questo piano, invece d'estate che c'è molta più energia solare in giro, allora ci mangiamo molta più frutta, per esempio. Queste sono un paio di considerazioni eh, così. Nel bilanciamento di queste, di queste due si trova anche un equilibrio eh, interiore, cioè può essere un equilibrio interiore legato anche al, al cibo, cioè all'assunzione di un cibo equilibrato. In tal senso, quindi in e yang è sempre questo un po' il senso della, del, del tutto. Ovviamente i derivati animali, per esempio, sono un cibo molto più terrestre, molto più denso. Bisogna capire di volta in volta che cosa vado, che cosa vado a scegliere e perché lo sto scegliendo. Però, come vi dicevo mh, poco fa, magari. Uno si va a settare più che so, sulle verdure che sono anche qui molto più un po' più, neutre, molto, un po più neutrali. Anche per esempio il riso è abbastanza, abbastanza neutra, neutro. Meglio utilizzare questo termine: oppure cioè eh, sempre tendente un po' più alla, al terrestre, però comunque rimane un po' più neutro. E poi ce ne sono, ce ne sono anche altri eh, che posso considerare, per esempio cibi molto più terrestri sono anche i tuberi, le radici. La posizione mi dice tanto, anche per questo motivo ho iniziato a seguire un'alimentazione più naturale che si basa anche un po' su questi equilibri, quindi al mattino magari fino a una certa ora o comunque fino a che il sole non tramonta. Assumo la frutta e poi dopo, verso sera, do più spazio magari alle verdure, cioè anche a, anche a pranzo magari può cioè ovviamente, eh, posso integrarle, ma dico la sera dai più spazio per esempio alle zuppe, quindi alle verdure e questo dà un grande, un grande bilanciamento. Bisogna un attimo sperimentare, osservare e piano piano alcune cose emergono un po' da sole. Comunque, magari prossimamente, questo era qualcosa che volevamo anche già fare, può essere che eh, scriveremo qualcosa in merito e faremo una puntata soltanto su questo, così per esplorare anche questo tema. Considerate che ogni articolo che è scritto sul sito è scritto, diciamo, completamente da zero, quindi è un testo scritto non prendendo come riferimento magari che ne so altri siti o altri articoli già scritti, quindi viene scritto diciamo nuovo, scritto proprio di, eh, cioè di sana pianta, per cui è chiaro che magari per il momento non ci sono tantissimi articoli, ma piano piano li aggiungeremo, come vengono completati questi, anche quelli di lavoro pratico, sono tutti eh, scritti appunto da, da noi e quindi eh, ci vuole un po, più, un po' più di tempo però piano piano inseriamo come trascorrere quindi il giorno del digiuno abbiamo preparato una checklist veloce con dei semplici consigli per praticare il digiuno in modo semplice e sempre più consapevole il giorno del digiuno può diventare infatti un modo per stare con se stessi e ripulire non solo il proprio corpo ma anche la propria mente. Questa parte è molto 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 importante. Vediamo, primo consiglio sole, trascorrere almeno 10-20 minuti, ad esempio alle 10, della mattina, ad esempio 10 minuti la mattina e 10 nel pomeriggio, la luce del sole è essenziale per la nostra salute e per regolare i processi vitali. E inoltre, come ho detto all'inizio della puntata, anche per la nostra connessione, quindi è anche energia per cui eh, qualche. diciamo che ormai questo tempo, quando c'è il sole, perlomeno è dilatato almeno un'oretta, cioè almeno un'oretta fuori, cerco di trascorrerla comunque tutti i giorni. Quindi diciamo 10-20 minuti vale anche nei periodi dove il sole non è tanto presente non si fa tanto vedere però se potete comunque qualche cosa in più o anche più volte durante il giorno del digiuno sarebbe opportuno poi il movimento un'attività fisica impegnativa è sconsigliata sono preferibili brevi passeggiate o semplici esercizi con movimenti lenti il giorno del digiuno è un giorno di relax e di cura per il proprio corpo quindi se Avete in programma di fare dell'attività sportiva intensa? Meglio scegliere un altro giorno? Potete fare qualcosa di più leggero, come fare una passeggiata, quindi camminare in mezzo alla natura oppure qualcos'altro, qualche, qualche esercizio più semplice. Tra il riposo, rilassarsi e riposarsi aiuta a indirizzare l'energia verso i processi di disintossicazione del corpo e oltre a questo anche processi interiori quindi non, eh, non stare lì eh, in, um, a fare troppe cose perché comunque questo perlomeno almeno il giorno del digiuno andrebbe evitato poi 4 idratazione l'idratazione del corpo favorisce il suo benessere soprattutto quando ci si sente molto pesantiti è bene bere almeno 3-4 litri di acqua durante la giornata allora adesso questo eh, questo numero che è Penso che magari assesterò su un valore un po' più basso. Diciamo che questo, questa, la quantità di acqua dipende, eh, però, fondamentalmente abbiamo bisogno eh, di un, un litro, un litro e mezzo giornaliero. Se proprio vogliamo durante il digiuno fare qualcosa di più possiamo arrivare magari a 2, 2 mezzo però adesso che lo sto rivedendo 3-4 mi sembra un po' tantino quindi questo penso che lo correggerò forse era stato riportato da qualcos'altro eh, è un po' tanto quindi vedete un attimo comunque eh, bisogna capire anche per esempio se siamo d'estate magari il corpo ha bisogno di più acqua quindi forse a 3 litri ci si arriva però 4 mi sembra un po' troppo lo stesso quindi diciamo tra i 2 e i 3 litri Poi sintomi, eh, questa è una parte interessante: ci può essere un po' di mal di testa, un senso di spossatezza, nausea, sono tra i sintomi più ricorrenti. Perché il corpo espelle le tossine, quindi questi arrivano abbastanza facilmente, e sulla base di quanto ho pasticciato nei giorni precedenti o nelle settimane precedenti, può essere che questi sintomi siano abbastanza evidenti. Soprattutto per esempio il mal di testa, comunque questi tre sono abbastanza comuni, quindi eh, se succede non vi preoccupate, se sentite di continuare continuate, altrimenti lasciate perdere, però è il vostro corpo che vi sta dicendo che bisogna depurare. Temperatura numero 6, normalmente durante un digiuno la temperatura del corpo tende ad abbassarsi per via del rallentamento dei processi metabolici. Quindi bisogna stare al caldo e coperti con magari una copertina aiuta all'eliminazione delle tossine. Quindi adesso per esempio d'inverno una bella copertina e il divano è la cosa migliore. Poi meditazione eh, numero 7. Il digiuno agisce anche sulla mente ripulendola dai pensieri negativi e disgreganti. Meditare e tornare in se stessi aiuta alla pulizia che non è solo fisica ma anche mentale. È mentale ed emozionale aggiungerei adesso. E anche questo lo, lo aggiungo perché questo elenco adesso lo riaggiorniamo allo stato attuale, in effetti eh, c'era anche scritto nella prima pagina: cioè veicola quindi anche le emozioni e anche eh, i pensieri, perché appunto, essendoci questa purificazione a livello fisico, poi questo si eh, trasmette anche diciamo ad altri livelli. E quindi c'è la mente un po' più lucida, c'è una centratura superiore, una lucidità anche di pensiero, per cui ci sono tanti aspetti insomma, positivi uh, da questa pratica. Numero 8, spostare gli impegni, un po' questo l'abbiamo detto prima, il giorno di digiuno è una giornata che va dedicata a se stessi, alla propria pulizia interna, quindi se si hanno troppe cose a cui pensare. Troppe cose da fare, l'energia viene consumata all'esterno anziché rimanere a disposizione del nostro corpo. In questo caso è preferibile fare due mesi di giugno fino alle 12 Ecco, questo di due mesi di giugno non ve l'ho ancora detto. Quindi, eh, se vedo che il periodo è un po' intenso, quindi ho tanti impegni, tante cose a cui pensare, è possibile ridurre il periodo di digiuno, quindi fare anziché le 24 ore consecutive, fare due mesi di giugno. Per esempio uh, dalle, dalla cena fino alle ore 12 del, del giorno dopo e quindi fare normalmente poi il pranzo oppure anche dal uh, dopo pranzo poi alla colazione. Anche questo è possibile e farlo per due giorni consecutivi, questi sono i due mezzi digiuni. È una possibilità comunque interessante da, da esplorare che non richiede quindi tantissima energia perché, comunque, il tempo è abbastanza breve: però consente lo stesso di pulire almeno un pochettino. Quindi, se volete provare anche questo, in certi periodi fatelo. Numero 9, silenzio: stare nel silenzio, lasciare da una parte il telefono, il computer. E lavorare sulla propria voglia di parlare aiuta a mantenere l'energia in se stessi e a rendere il digiuno un momento unico dedicato alla cura e alla disintossicazione del corpo e della mente, assolutamente. Quindi, se faccio il digiuno, non è che mi riempio di cioè, immagini che sto fissa magari su, al PC a leggere e a fare delle cose. Cercherò oppure col cellulare, perché comunque. Anche questo è cibo, anche se è un cibo a livello, come dire, più mentale, che agisce fondamentalmente a livello mentale a livello delle mie emozioni. È chiaro che fare un digiuno e poi continuare a stare ore e ore al PC, questo non aiuta. Idem per il telefono, quindi lascio da una parte il telefono, quel giorno lì telefono e comunque il, il computer, lo lascio da una parte, o quantomeno cercherò di ridurre il tempo in cui sto al computer, magari concentrandolo in un determina una determinata ora o un determinato momento, così in modo da avere il resto della giornata più libero. Questo è molto importante perché anche questo è cibo, cioè tutto quello che noi andiamo a leggere, eh, quindi a scambiare anche sui social network, per esempio, anche questo è cibo, quindi è un cibo diverso, non è un cibo fisico. Però agisce anche questo, quindi se faccio il digiuno, questo lo lasciamo un attimo da una parte. Preferibilmente sarebbe meglio fare così, poi decidete eh, con tranquillità e poi l'altra parte il silenzio anche dalla voglia di parlare. Quindi essere presenti rispetto alle proprie parole, rispetto al proprio desiderio di parlare, cercare di parlare comunque il meno possibile quando necessario e non così, giusto per. Uh, per fare conversazione è un momento di raccoglimento, quindi le energie vanno riportate all'interno. Questo è un po' il principio, il senso. Poi, numero 10, andare a letto presto, quindi andare a dormire verso le ore 22, se ci riuscite, 22, 22, 30, anche alle 11, voglio dire, basta che sia un orario accettabile. Aiuta il corpo a recuperare le energie e a completare facilmente il digiuno sino alla mattina successiva 36 ore, cioè nel caso in cui, per esempio, facciate, partiate dalla, dal dopo cena, poi se ne andate a letto presto il giorno dopo per dire, magari riuscite anche ad arrivare sino alla mattina, quindi sino alla colazione. Questo è opzionale, il digiuno è 24 ore, però a volte c'è bisogno di un tempo leggermente più lungo per completare il processo iniziato quindi vedete un attimo e comunque il corpo è molto più riposato se si va a dormire non troppo tardi quindi anche questo è un aspetto interessante da considerare durante il digiuno puoi praticare degli esercizi di radicamento se alcuni di voi non lo sanno sono degli esercizi dove in pratica percepisci il contatto dei piedi con il pavimento, con il terreno, quindi stare anche a piedi scalzi, anche a casa o almeno le calze. E poi, mentre si cammina anche in mezzo alla natura, essere presenti rispetto al proprio passo. Ed è possibile anche visualizzare delle radici che affondano nella terra, e questo consente di stare in connessione con la terra. Questo è molto 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 importante, quindi ci consente di percepire la sua energia, di percepire anche questo livello terreno in modo un po' più. Nitido e chiaro, oltre a questo, attraverso questo contatto possiamo scaricare l'energia stagnante in termini di pensieri e di emozioni a terra. È un esercizio di ripasso che faremo tra qualche settimana. E in pratica, è come se fosse una messa a terra in cui eh, inspirando, cioè, inspiro normalmente, concentro appunto tutta l'energia stagnante a livello di emozioni. In un punto centrale della pancia, e poi rilascio, spingendo verso le gambe e verso i piedi, tutta questa energia. La rilascio a terra. Ovviamente, ringraziando la Madre Terra per accogliere questa energia che, nella gratitudine, viene purificata in luce. Quindi, posso fare anche queste pratiche di pulizia, quindi energetica, e ricaricarmi di nuova energia che fluisce dai piedi e dalle gambe per tutto il corpo. Se vuoi provare semplice mentre sei seduto o seduta o in piedi, visualizza delle radici che affondano nella terra, rilascia nella terra ogni pensiero o emozione, e poi attraverso il respiro fai fluire l'energia terrestre dalle radici attraverso i piedi e le gambe per tutto il corpo e ringrazia in apertura il cuore. La pratica di radicamento aumenta la centratura e ripulisce dai pensieri ed emozioni donandoci nuova energia e vitalità. Durante il digiuno le tossine fisiche, emozionali e mentali sono messe in movimento per essere smaltite. I sintomi della, della fame non sono solo fisici e non vanno repressi, bensì corpo, cuore e mente vanno ripuliti, e nutriti di nuova energia. Quindi, questo è, eh, è molto importante questa parte, cioè, in pratica, noi stiamo facendo una purificazione, eh, giusto? e poi una volta che è finito questo, questo processo eh, allora iniziamo quindi a mh, reintrodurre il cibo è lo stesso processo, cioè lo stesso principio è anche per il discorso della pulizia energetica cioè se mi vado a ripulire da emozioni per esempio stagnanti nel corpo allora lavorerò un attimino sulle alte vibrazioni quindi reintroducendo nuova energia quindi lavorando sul mio stato interiore stando in amore, in gratitudine e gioia e rinutrendo anche i miei corpi eterici di alte vibrazioni capito come il, il principio non è soltanto una purificazione del corpo e basta dove poi rintroduciamo sempre dei cibi comunque naturali e quindi questo agisce in modo profondo a livello di purificazione del corpo fisico ma è, è anche, si può associare anche una pratica di pulizia energetica per cui piano piano vado a ripulirmi eh, dalle basse vibrazioni, da vari pensieri che magari mi assor cioè, assorbono tantissimo della mia energia. Quindi pulizia nel pensiero, puli un pensiero pulito, un pensiero chiaro e poi emozioni comunque diverse. Quindi torno ad avere dei pensieri più elevati, torno a stare nelle alte vibrazioni a livello anche emozionale questo va di nuovo a nutrire anche i corpi eterici quindi corpo emozionale corpo mentale eccetera eccetera ovviamente in questa giornata se sono particolarmente connessa o connesso alla mia anima anche questo poi agisce in senso positivo sia rispetto al mio percorso di evoluzione sia rispetto appunto a un benessere che viene messo in campo viene sviluppato anche su questo livello terreno vi metto il link sul radicamento se volete appunto approfondire perché il radicamento è il primo esercizio fondamentale del, ehm, che abbiamo individuato, quindi per il lavoro pratico in sé, perché appunto parte sempre tutto da qui, dal contatto con la terra. Quindi se volete adesso ve lo sto mettendo, potete comunque leggere e fare le, gli esercizi c'è un esercizio da fare che è accompagnato da, dai tamburi che quindi ti riportano nel momento, nel momento presente e poi radicare è anche un esercizio di presenza quindi se volete potete farlo allora miei cari stiamo quasi in chiusura perché vedo che sono qui quasi le 11 vi ho messo anche il link prima comunque del digiuno quindi se volete potete sempre leggere da qui qualcosina aggiornerò adesso in questi giorni anche queste parti adesso che le stiamo riscorrendo assieme mi raccomando scegliate comunque un cibo semplice fatto in modo molto semplice a casa e soprattutto stagionale e locale perché questo ancora aiuta tantissimo in tale direzione e oltre a questo riducete così anche il vostro footprint sul pianeta se siete interessati c'è la puntata di ieri adesso caricata anche su YouTube, quindi trovate sempre le puntate sia sul canale di Spreaker che anche su YouTube. Quindi oggi è 17, il prossimo digiuno è il 20 di ottobre con inizio però dal 19, diciamo, dopo pranzo per chi vuole iniziare subito. Metterò il post magari tra un pochettino, così chi vuole può iniziare a farlo già dal 19 dopo pranzo, altrimenti 19 dopo cena va benissimo per tutta la giornata del 20, se potete insomma in quella data. Ciò detto, eh, vi voglio salutare, vi voglio ringraziare per essere stati qui con me questa sera a parlare di digiuno lunare. Se volete potete sempre scriverci una mail a info.solesericamiamento.it oppure visitare il nostro sito web, la nostra pagina di Facebook oppure scrivere da lì o il contattaci che trovate sempre sul sito che consente di eh, riempire un riquadro e di mandare un messaggio anche da qui. Quindi ci sono tante possibilità. Se avete domande scrivete direttamente nel gruppo che ho postato prima, anche questo nella, nella live chat. Così è più semplice comunque attraverso il gruppo di Facebook condividere diciamo, l'esperienza. Quindi a ah, digiuno lunare, azioni del cambiamento, trovate il gruppo oppure lo trovate comunque anche sul sito, viene riportato più volte e anche qua l'ho messo prima. Se volete potete quindi aggiungervi e sarò felice di potervi accogliere anche nel nostro gruppo eh, di digiuno. Vi saluto quindi e vi ringrazio, vi auguro una fantastica serata, e buon prossimo digiuno, il prossimo appuntamento è domattina dalle 7 alle 7.30, domani facciamo solo il lavoro pratico in sé, quindi solo gli esercizi, vediamo adesso su cosa lavorare, adesso vedo un po', e poi venerdì c'è la meditazione focalizzata e anche qua vediamo che cosa fare comunque gli appuntamenti di meditazione focalizzata per la madre terra e per l'evoluzione umana e lunedì invece prossimo eh, non ci sarò quindi il programma andrà avanti normalmente da martedì eh, quindi da martedì a venerdì gli appuntamenti saranno regolari e anche martedì e mercoledì soltanto lunedì mattina non ci sarà la diretta ma comunque lo ricorderò anche domattina e anche venerdì mattina ciao allora un saluto a tutti buona serata dalla nostra web radio di Essere il cambiamento. Un abbraccio a tutti voi.